Non ne possiamo più degli show di chi ha già fallito, e mi riferisco a Caldoro e a De Luca. Qual è stato il miracolo di De Luca nell'emergenza Covid? Le persone hanno aspettato 15 giorni per avere i tamponi. Quello che è mancato e quello che manca in Campania è la rete territoriale dell'assistenza. Allora, noi proponiamo questo: 50.000 nuove assunzioni nella pubblica amministrazione regionale. Sia l'uno che l'altro hanno già governato la regione Campania, quindi quello che è cambiato è che se 5 anni fa conoscevamo solo i disastri provocati da 5 anni di gestione Caldoro, oggi conosciamo anche i disastri provocati da 5 anni di gestione De Luca, e io devo dire che si assomigliano moltissimo se consideriamo che Caldoro ha iniziato lo smantellamento della sanità campana e De Luca l'ha completato. Il tema dei trasporti purtroppo rende sempre la Campania ultima in Italia per il nostro sistema del trasporto pubblico. Quello che è cambiato è anche che 5 anni fa io per la prima volta mi affacciavo alle istituzioni. Insieme al mio gruppo in questi 5 anni abbiamo lavorato alacremente, abbiamo dimostrato ai cittadini della Campania che siamo stati non solo l'unica opposizione, ma io dico anche l'unica forza di proposta all'interno del Consiglio regionale. Qual è stato il miracolo di De Luca nell'emergenza Covid? Le persone hanno aspettato 15 giorni per avere i tamponi, e quelle anche risultate positive sono state abbandonate a casa per settimane senza ricevere neppure una visita medica e ricevendo al massimo una telefonata dalle strutture sanitarie territoriali. Diciamolo con chiarezza, quando è scoppiata l'emergenza in Campania noi avevamo la metà dei posti letto di terapia intensiva che avremmo dovuto avere in condizioni ordinarie. Vuol dire che né De Luca né Caldoro hanno fatto il loro lavoro. Quello che è mancato e quello che manca in Campania è la rete territoriale dell'assistenza. Sul territorio non c'era praticamente quasi nulla per assistere i cittadini. Questa rete va creata. Rete territoriale vuol dire un'assistenza sanitaria diffusa, vuol dire ospedali di comunità, vuol dire un'assistenza sanitaria di base che è vicina a ciascun cittadino, investendo 40 milioni di euro in assunzioni in sanità. Ci sono graduatorie già pronte da scorrere, basta con il precariato, basta con il lavoro interinale in sanità, bisogna avere dei professionisti stabili all'interno della sanità campana. È chiaro che bisogna fare un lavoro straordinario, perché la nostra regione, che già era in condizioni molto precarie dal punto di vista dell'apparato produttivo, rischia di precipitare. Allora, noi proponiamo questo: 50.000 nuove assunzioni nella pubblica amministrazione regionale. Il ministro Dadone sta lavorando a un piano assunzionale di livello nazionale, c'è 1,4 miliardi del Ministero dello Sviluppo Economico di fondo per l'internazionalizzazione, soldi a cui le nostre imprese campane raramente hanno avuto accesso. Come Regione Campania, quando saremo al governo, noi supporteremo le piccole e medie imprese della Campania per avere accesso a questi fondi. Ci sono 70.000 persone che aspettano una casa e altre 10.000 che si stima verranno sfrattate nei prossimi mesi per via dell'emergenza Covid. Puntiamo a dare la casa a 20.000 nuove famiglie della Regione Campania. La verità è questa: che in Campania abbiamo la Tari più alta d'Italia, 421 euro per ogni famiglia della Campania, spendiamo 120.000 euro al giorno di multa all'Europa, ne abbiamo già pagati 20 milioni di euro perché manca un ciclo dei rifiuti chiuso, non abbiamo neanche impianti di smaltimento della frazione organica, spendiamo 220 euro a tonnellata per portarle fuori regione. Questi sono i numeri del fallimento di Caldoro prima e di De Luca poi, cui si aggiunge il fallimento sull'ecoballe, la grande promessa di De Luca su cui abbiamo buttato 100 milioni di euro per smaltire appunto meno del 10%, ci vorrebbero altri 40 anni a questo ritmo, e quasi un altro miliardo di euro investito. De Luca nel 2016, nuovo piano dei rifiuti,
15 impianti di compostaggio, ad oggi uno solo realizzato purtroppo nel comune di Pomiano, dove già c'è un carico ambientale fortissimo, lì vicino c'è l'inceneritore di Acerra e poi il nulla. Caldoro continua a proporre inceneritori, ma lo facesse a casa sua o lo andasse a fare nelle valli padane del suo alleato, l'inceneritore. Non ce n'è bisogno in questa terra che è già martoriata dal punto di vista ambientale, compostiere di comunità, piccoli impianti di comunità a servizio di ciascun comune, senza bisogno di mega impianti da decine di migliaia di tonnellate. Questa è una proposta seria, non ne possiamo più degli show di chi ha già fallito, e mi riferisco a Caldoro e a De Luca.